Ok, perfetto. Non avevo attivato il microfono, quindi ribadisco il buon pomeriggio a tutti i ragazzi. Sono Nebian, molti di voi già mi conoscono. Sono gli occhi già aperti. Wow, subito la notifica è arrivata. Wow. Ottimo, ottimo, ottimo. Vogliamo iniziare il prima possibile adesso perché c'è tanta roba da fare oggi pomeriggio. Si ritorna da Raccoon City, ragazzi. Non era previsto, intanto bevo un po' di caffè perché comunque mi servirà un po' di energia per sopportare quello che ci aspetta oggi. Perché ragazzi, oggi ci aspetta una brutta storia. Se qualcuno di voi ha giocato già il gioco, si ricorda più o meno quello che accade, o se semplicemente avete visto le mie live a Incubo, sapete più o meno che parte ci aspetta. E io mi ricordo che se non sbaglio nella nostra seconda live, forse la prima, insomma, una delle prime live, ho perso tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo per superare una parte in cui bisognava correre e scappare dal Nemesis. Davvero era impossibile. Adesso temo che la situazione sia ancora peggiore, perché l'altra volta era Incubo, oggi siamo a Inferno, quindi ragazzi, iniziamo a entrare nuovamente a Raccoon City, Inferno, e vediamo che cosa ci aspetta. La novità di oggi è che ho scioppato, ragazzi. Ho scioppato. Ciao, Kid! Benvenuto, l'aspettavo in effetti. Caffè finito. Devo dirvi che ho shoppato i vestiti di Jill, perché ho detto, vabbè, se dobbiamo fare inferno, a questo punto lo facciamo in maniera diversa, e quindi col vestito con il baschetto di Jill. In questo acquisto che ho fatto, peccaminoso, che non c'era messo, ma l'ho fatto ugualmente, in questo pacchetto erano comprese anche cose che non sapevo. Ciao Renak! Erano comprese anche cose che non sapevo, oltre a questo bel vestito. C'erano armi, oggetti che ovviamente noi non usiamo, perché ragazzi va fatto a Inferno in maniera giusta. Noi non usiamo armi con colpi infiniti, ma ve le faccio comunque vedere cosa ho trovato in questo pacchetto che ho shoppato, che ho comprato, dai. Usiamo italiano, no, non si bara, assolutamente non si bara, ma vi dico già che ci hanno regalato, mi hanno regalato tante cose. Le monete di recupero. Praticamente mettendole, cioè utilizzandole qua per esempio, avendole con me, mi vado curando nel tempo. Ciao Kid, anche per me è bello rivederti, assai che non ti vedevo. È un piacere. Ho detto che adesso potrai seguirci sempre, quindi tanta roba, sono felicissimo. Quindi mi raccomando, seguici tutte le live, anche perché stasera ragazzi si cucina. Con Renna che Silvia non vi dico cosa, quello lo scoprirete col tempo, ma ci sarà da divertirsi. Poi abbiamo la moneta difesa per aumentare la difesa, moneta assalto per l'attacco, presa di ricarica che aumenta le munizioni. Questo che mi servirebbe tantissimo averlo, ma non lo posso mettere, non lo uso, ve lo giuro. Che aumenta l'effetto delle schivate, quindi l'effetto di rallentamento, insomma, tanta roba. Poi hanno regalato un grimaldello e delle tronchesi. Noi stiamo andando a prenderci il grimaldello adesso, ma già l'abbiamo. E anche se l'abbiamo, noi facciamo finta che non c'è. No, io ho tanta fiducia in te, veramente. Tanta fiducia in voi, so che fate tante cose e mi fido di voi. Sì, vedrete, vedrete, ragazzi. Dicevo, il grimaldello l'abbiamo già, noi stiamo andando a prendere il grimaldello in questo momento, ma facciamo finta di non averlo, perché dobbiamo giocarlo in maniera onesta. Poi le tronchesi che abbiamo già, infatti abbiamo una copia. Ciao, Bombi! Poi un coltello infiammabile, infiammato, che incendia i nemici, ovviamente non lo useremo, e poi una serie di armi, ragazzi, altre monete, e poi ragazzi le armi, addirittura con colpi infiniti, c'è un lanciarazzi con colpi infiniti, un mitra con colpi infiniti. Ciao Malume Quack! Benvenuto! Ciao a tutti ragazzi, ciao Umbi, ciao Manu. Benvenuti, stavo facendo vedere in questo momento quello che ho comprato, perché ho detto, vabbè, siccome abbiamo fatto la giocata, ciao bro, la giocata a Incubo l'abbiamo finita, è a grande richiesta, avete voluto fare anche Inferno. E vabbè, facciamo l'Inferno, ma ce la facciamo col vestitino nuovo. E quindi ora Jill avrà il baschetto e il vestito nuovo. Ma oltre a questo, come dicevo, ci hanno regalato tante altre cose che non sapevo in realtà, che sono monete per aumentare la difesa, per l'attacco, per avere più munizioni, per schivare meglio, un grimaldello, una tronchese,
E il grimaldello in realtà ci servirebbe per... Dobbiamo prendere adesso, però non facciamo finta che non l'abbiamo. È un coltello infiammato e una marea, un sacco di armi, ragazzi. Lanciarazzi, infinito, mitra infinito, pistola MUP infinita, non so che sia. Una Samurai Edge che usa colpi da 9 mm, però non è infinita. È un'arma energia sviluppata. Allora, io queste armi non le uso. Perché non le devo usare? Ma dobbiamo provarle prima. Ve le faccio vedere magari, no? Cioè, volete vederle un pochino come sono, giusto per vedere com'è l'effetto che fanno. Però, ragazzi, non posso usarle perché se no non sarebbe giusto. Non sarebbe giusto nei confronti della mia morale. Perché devo farlo. Devo farlo a inferno, ragazzi. Non devo. Non posso parlare. Questa è l'energia. La pistola è energia, ragazzi. Io la vorrei andare a provare, giusto per far vedere com'è. Però non ho nemici da sfruttare per ora. Dovrei andare avanti. Prendi il lanciarazzi. Non lo posso usare. Lo posso pure prendere. Te lo faccio vedere come spara. Facciamo un colpo random di lanciarazzi. Così. Giusto per dire che l'abbiamo. Boom. Ed è infinito. E spara colpi infiniti. Ma non lo useremo, ragazzi. Altrimenti diventa troppo facile. Ve lo dico. Poi c'è questo Raiden che onestamente secondo me è forte. Però mi sembra che ha una velocità di ricarica molto lenta. Guarda, spara. Però poi non spara già adesso, guarda, non sto sparando. Molto lento. Qui secondo me è molto forte, però tipo è molto rischioso anche. Magari più in là qualche nemico ce lo facciamo anche più. Magari quando siamo tipo nell'ospedale. Vediamo, qualche cosa divertente ce la facciamo. Vabbè, poi qua c'è un... Fucile d'assalto normalissimo, niente da vedere. E poi ci sono queste due pistole. Ah, c'è la, ragazzi, il coltellino. Guardate, il coltellino che è infiammato. C'è anche l'effetto caldo. Non so se si nota l'effetto caldo attorno alla porta rossa. E questo mi piacerebbe tanto usarlo. Però no, 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 non convincetemi a usarlo perché devo essere onesto. Io non posso usare queste cose. Devo giocarlo in maniera seria. Però la voglia c'è. La voglia c'è, tante cose fighe in realtà. Poi, come dicevo, ho avuto anche monete, tronchesi, grimaldello e tante cose per avere più munizioni, per schivare meglio. Insomma, tanti trucchetti per magari divertirsi un po' di più, andare più spediti nella missione. Magari perché l'hai già giocata e quindi non vuoi perdere troppo tempo. È una bella alternativa. Le abbiamo. Ogni tanto, Renek, ti prometto che faremo uno strappo alla regola. Se siamo messi nei guai, io un po' come le prendo. Tanto le abbiamo, ci divertiamo, poi giochiamo per divertirci. Ma in questo momento direi di almeno dare un poco di pathos alla situazione, giusto? Quindi ragazzi, intanto andiamo avanti così. Ogni tanto qualche armetta ce la portiamo dietro. Che dite, va bene? Oppure volete che abbiamo una pistola di quella e me la porto? Boh, vabbè, dai, andiamo avanti intanto. Poi vediamo. Abbiamo tanto di quel tempo. Poi se la chat vuole che mi porto dietro il lanciarazzi, lo porterò dietro con me, ragazzi. Fate voi, ditemi voi, eh. Questo cappellino per me è bellissimo. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta! Molto più bella la gira così. Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli stessi. Ci riguardiamo anche un po' coi video per chi magari non ha tu chi cazzo visto sei? UBCS, il vi gioco. ammazzate tra voi! Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Durante il boss finale ci Ora dobbiamo sapete prima la arrivare al stazione della boss meta. finale. Non Ci sono abbiamo vari bisogno di boss una da fare processione anche per prima. farlo. Vediamo cosa c'è da fare. Magari qualche altro boss che c'è da fare nel frattempo ci porterà a dire, ragazzi, serve usare una di queste armi. E a quel punto la useremo anche per il piacere di usarla ogni tanto. Cioè, l'abbiamo lì, ragazzi. Sono lì, sono infiniti come colpi. Non abbiamo bisogno di raccogliere munizioni e altro. Quando c'è. E se ci andrà, un giorno ci mettiamo a sparare e devastare tutto. Tutto Resident Evil 3. Non c'è nessuno, ce lo vieta. Però intanto andiamo un pochino avanti. Ragazzi, io sta parte non me la ricordavo queste cose scritte qua sotto. Sorella, io. Non lo so, Rena, qui un po' paura ce l'ho, però vediamo. Allora, io siccome questa è la versione inferno, io non so che aspettarmi ogni volta, perché so che le cose cambiano. Cambiano sempre.
Ad esempio, la prima volta a Estremo qui non c'era nulla di che. A Incubo qua c'erano dei cani e lì c'erano quei cosi là. E infatti qua anche così. Vediamo un po' che fare. E eccoli i cani, arrivano, aiuto, aiuto. Aspetta, aspetta, elettricità. Via, via, via. Uno. Via, morti, morti, morti. Calma. Io scappare con quei cosi là, che ho visto che sono pericolosissimi qua in inferno, non lo posso fare. Ragazzi, questi cosi mi attaccano, sono fortissimi qua, come faccio? Mi tiro una granata? Che dite? Vediamo che succede. Li prende? Esplodono? Che belli! Che belli! Sono morti! Che fighi! E lo prendo lui da qua. Boom! Esatto! Vabbè, via, via, via. Allora, qua in genere si scappava. Però, ragazzi, fanno un danno incredibile questi qua. Siete morto? Non li hanno rialzi? Perfetto. Anche perché, ragazzi, io siccome so quello che c'è dopo, perché non so se voi c'eravate con me a Incubo, ma dopo questa parte, tornando in questa strada, non so se vi ricordate questa strada, qua c'è il Nemesis che rompe il muro e mi inseguo in tutta questa zona. Tutto questo, non appena già ho il grimaldello con me. Quindi la mia idea era, già ci ragionavo da solo prima io, perché prima di fare ogni live ragiono su quello che dovrò fare. Già ragionavo sul fatto che è meglio fare un po' di piazza pulita per poter tornare poi a Raccoon City nelle prime parti con il grimaldello, aprire tutto quello che c'è da aprire al grimaldello, perché altrimenti siamo nei guai. Perché non vorrei doverle aprire tutte queste cose con la Nemesis che mi segue. Quindi le facciamo prima, apriamo tutto e poi ritorniamo qua a fare quello che c'è da fare. Che ne dite? Siete d'accordo con me? Infatti, non c'è neanche l'autosave. Qui ogni volta partivo da qua, ti ricordi? E facevo quella parte. Adesso no. Io mi auguro che ci sia il safe ora, perché c'era un altro safe, me lo ricordo, prima nelle piantine, no, dei ragnetti, non so se vi ricordate, c'è la parte di quei ragni che mi inseguono. E lì c'è un safe. Se non c'è quel safe là, ragazzi, io non so, devo rifare tutta questa parte ogni volta? Io mi auguro per Capcom che ci sia qualche cosa lì, altrimenti, cioè, no. Qua c'è un nemico, infatti. No, troppo vicino! Mamma mia! Ma quanti siete? E quanto lavora sto fucile a pompa, eh? No, in testa. E allora? Amico, scendi? Eccoti. Oh. Ragazzi, ragazzi. Sto pompa da vicino fa male, eh? Ma ce ne sono qua attorno, no? No. Sapete com'è, ragazzi? Qua i nemici si aggiungono, quindi... Tu sei ancora vivo? Lo sapevo. Via, via, via! E con questo ci saluta. Perfetto. Allora. Armadietti. E qua ce n'è uno col grimaldello. Ragazzi, io vi ricordo che il grimaldello ce l'ho già. Eh sì, Ren, sì. È vero. Mi auguro che sia sempre così, ma penso che magari... Io non so come andrà con i nemici magari più forti, quei tipo i viscidi, i melmosi, di quelli che poi beccheremo più avanti. Allora, io il grimaldello ce l'ho già, ma siccome non l'ho ancora preso nella storia, non lo uso. Lo uso appena, lo userò appena. C'è... Allora, qua c'è il baule. Sì, c'è il safe, ragazzi. Meno male. Se non ci fosse quel safe, ragazzi, sarebbero stati guai enormi, guai enormi. Meno male, almeno una parte pure del Nemesis abbiamo il salvataggio. Se no. Ok, 4 selezionatori. 4. Ma non erano 3, ragazzi. Qua sotto, ricordate questa parte qua, quei ragnetti? Ma erano 3, ora sono 4. Ah, io non avevo mai fatto cosa a questa cosa. Che in questi monitor ci sono i 4 punti da accendere. Non ci avevo mai fatto caso. Incredibile. Sono sconvolto. Allora ce la studiamo un attimo quella cosa, altrimenti... Allora, qua dentro c'è una pianta rossa. La prendiamo e la mischiamo. Io ricordo fossero tre. Però, vediamo. Però non avevo mai fatto caso a quel discorso delle...
della mappa. Mi ha un pochino stupito questa cosa. Che altro c'è ancora di... Ah, c'è il lucchetto sotto. Ok, perfetto. Allora, noi salviamo, perché non so che mi aspetta sotto. Noi c'è un nemici in più. Salvare non fa mai male, tanto non ci costa nulla salvare in questo gioco. Anche perché per adesso stiamo andando abbastanza bene. Tutti questi nemici fatti velocemente. Vediamo che c'è qua. Ah, questa parte, mamma mia, ragazzi, ve lo ricordate? Che Non mi voglio neanche inseguivano pensarci. quei vermetti, quei vermiciattoli là, ragnetti che sono. Mamma mia, che schifo sta parte. Un contenitore di piante verdi per vomitare, eventualmente se mi prendono, sì. Allora, visto che io mi ricordo, se qui questo qua non si alza, non c'è nessuno qua. Sì, esattamente, Renek. Allora, prendiamo intanto qua che c'è il grimaldello, me lo ricordo. E così siamo. Siamo a posto con la coscienza adesso, il grimaldello preso. Possiamo tornare a usarlo adesso. Ma qui c'è niente? C'è nulla? Ah, c'è qualcosa. Allora, con il grimaldello già preso, siamo a posto. E ora, appena proviamo ad aprire questa porta, in teoria ci dovrebbe attaccare uno di quei cosi con la piantina verde che usiamo ora, che ci obbligano a usarla. Non mi ricordo qua. Mi ricordo che ci obbligavano a usarla, sta piantina verde, ora. Un po' uno spreco, però. Se deve fa... Così poi, prima di entrare, noi ce ne torniamo. Eccolo qua. Ci facciamo tutto il giro della città di nuovo. Dovrebbe essere tutta vuota perché abbiamo ucciso tutti. Ci apriamo tutti i posti, i lucchetti che sono in giro. E poi facciamo questa parte. Così il Nemesis ci segue quando già è tutto aperto. Direi che questo è il modo migliore per affrontare il gioco a inferno. Altrimenti, io questa cosa me l'ero già pianificata in mente. Più che altro, ho i parassiti. Vomitiamo questa pianta verde. Belli, simpatici, parassiti. Che schifo! E niente, ragazzi, io dobbiamo entrare là dentro. Direi di aspettare. Si torna indietro. Facciamo un backtracking di tutto quanto. E andiamo ad aprirci tutti i vari bauletti in giro. Altrimenti, ragazzi, non ce ne usciamo. Quando avremo il Nemesis alle calcagne sarà un problema. Quindi, piantina verde qua. La Magnum per adesso la lasciamo indietro. E via, e scendiamo. Purtroppo giocare a Inferno richiede stare attenti. Non lasciare niente al caso. Vediamo un po'. Tutto pro sono diventato. Beh, ormai l'ho fatto di recente Incubo, quindi mi ricordo tutto. Mi ricordo tutto, però lo sto affrontando a difficoltà ancora più alta. Siccome mi ricordo che io qua a questo punto, cioè, ho beccato il Nemesis che mi inseguiva con i zombie in più, e poi da qui in avanti avevo sempre il Nemesis dietro che mi inseguiva e io dovevo aprire le porte del grimaldello, appunto che qualche oggetto lo manca lasciare indietro, ho detto evitiamo tutto ciò, torniamo indietro, apriamo tutto quello che c'è da aprire ora, che possiamo farlo, e poi avanziamo, tanto così non lasciamo nessun oggetto indietro. Purtroppo mi sa che gli oggetti qua scarseggeranno spesso, quindi o così o sono guai. Masticheremo guai in caso. Apriamo, apriamo. C'erano un bel po' di bauli, mi sembra, alla fine. Se mi ricordo bene. Spray medico, tanta roba. Tanta, tanta roba. Ora, io ribadisco che non ci dovrebbe essere più nessuno tranne questi due qua sotto. Due qua sotto, che in realtà posso tranquillamente anche ignorare perché tanto non mi serve, cioè mi serve andare là, ma potrei anche fare il giro. Facciamo il giro, facciamo il giro. Evitiamo quelli là. Tanto non ci cambia nulla. Abbiamo la scaletta. Qua un massacro, ragazzi, un massacro c'è stato. Qua il tizio là dentro si è già alzato, l'abbiamo ucciso la scorsa volta, se vi ricordate. Questo qui che era a terra l'abbiamo già seccato.
così come quella qua nel corridoietto. E qui è tutto vuoto, ragazzi. Nonostante sia ad inferno, tutto è stato risolto in quel di Raccoon City. Andiamo al Moon Donuts. Intanto, no, dopo, aspetta, c'è qualcos'altro qua prima, sì. Qui dentro c'è sicuro qualcosa. Sì, sì. Tutti morti? Sì, mi ricordo bene. Ok, perfetto. Che c'è qua dentro? Boh, chi si ricorda? E chi se lo ricorda che c'è qua dentro? Fucile a pompa. Ok. Che mai non fa? Andiamo qui. Qui c'è un altro grimaldello. Poi se non sbaglio c'è una farmacia forse da aprire, mi pare. Ti ricorda? Un altro spray. Quanti spray medici, ragazzi, che sto prendendo. Mi sto caricando, eh. Però ragazzi, ripeto, fai tutta questa parte con zombie che si risvegliano. Tipo questo qua si rialzerà dopo, eh. Questo qua non si è mai alzato, ma si alza dopo, appena attivo l'elettricità. Fare queste cose con il Nemesis e altri zombie che spuntano, io lo eviterei, visto che abbiamo già avuto esperienza con Incubo. E qua sì, c'è il baule, ma c'è anche la... il grimaldello qua, me lo ricordo pure. Che siamo fatti bravi, ragazzi, che siamo fatti bravi. Granata frammentazione, qua c'è il baule, che forse... Ah, c'è anche qua la stazione metropolitana, posso tornare anche là in effetti, anche se io mi ricordo che là c'è tutto quel corridoio in cui ti do l'accecante, ve lo ricordate? E quella zona era brulicava di zombie, ve lo ricordate? La zona dell'accecante, quindi un poco mi spaventa l'idea per ora. Dov'è lo zombie? Ah, è qua! Aiuto! Niente, non ha servito a nulla. Mannaggia! Io voglio passare di là, devo passare! Quello mi insegue poi! Mannaggia, come faccio? Ma che è sto suono di zombie che urla? Da dove viene questo zombie che urla che sento il suono? E ancora! E perché non ti puoi alzare, non ti puoi elettrificare anche tu? Niente. Non ci va, non ci va, non si avvicina. L'ho sempre fatti entrambi e stavolta no. Tu stai venendo qua, no? Ma tu vuoi venire qua? No, 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 non stai venendo qua, no? Bravo, bravo. Qui non c'è niente per te. Ah, ma tu sei davanti alla porta. Ma io sento dei suoni di zombie che non capisco da dove arrivano. Vabbè, ho capito, facciamo il giro. Non è lei che fare, vero? Vabbè, facciamo il giro. Non ci vuole nulla. Abbiamo sprecato due colpi così, però. Peccato, peccato. Vedete ragazzi perché conviene ripulire tutto? Perché se non ripuliamo tutto, sti giri poi diventano un'altra sfida da fare e fuori di corsa è un problema, quindi si perde un po' di tempo in più, però almeno siamo sicuri che non dobbiamo rifare le cose più volte. Allora, qua si scende. Allora, qua c'è la farmacia, se non sbaglio, da aprire. Dobbiamo vedere se si può tornare là. Io avrei bisogno delle granate, non c'ho ancora granate. Vabbè, se avessi avuto una granata magari tornavo anche all'inizio. Dove c'è quel cancelletto che sarà ancora pieno di zombie. Vediamo, giusto diamogli un'occhiata, vediamo quanti sono. Magari sono tutti in posizione che possono essere uccisi magari con un colpo di fucile a pompa, chi lo sa. Proiettili per la Magnum. Allora, qua bambola Charlie, qua se non sbaglio ci doveva essere qualche cosa da distruggere, fare un trofeo, l'avrò già fatta. Infatti non la trovo. Allora, là c'è il cancelletto in cui era pieno di zombie, vediamo un po'. Mi pare vuoto. Ma c'è dell'inganno qui, dove sono finiti tutti quanti? Erano qua? Ottimo.
Perfetto. Fantastico. Che culo, io ho paura però se magari sbuca qualcosa all'improvviso. Ah, tu sei quello che c'era all'inizio. E ti facciamo pure a te. Mamma mia, headshot! Headshot! E quindi qua è tutto vuoto? Perfetto! Ottimo! Si torna pure fino all'inizio qua, ragazzi, vi ricordate questo inizio? E qui che c'era da aprire? Aspetta, c'era sicuramente una cassetta qua. Sì. E forse io posso anche mettere le gemme nell'orologio. Penso proprio di sì, ragazzi, l'orologio. Se non sbaglio, andando a mettere le gemme, io già prendo degli oggetti. Che c'è qua? Cos'è? Ragazzi, due borselli. E io non li avevo presi. Erano qua. Ma com'è possibile che non mi ero accorto dei due borselli qua? Incredibile! Fantastico! Ma sono completamente impazzito che non li stavo prendendo! Incredibile! Allora, poi porta gioie. Ma no, che ci facevano quei borselli là? Incredibile! Ma com'è che mi sono saltati? Allora, queste gemme me le ricordo. Io non mi ricordo se. Mi sembra che già mi davano già degli oggetti già aprendoli, mettendo già le prime, non solo alla fine. Mi pare di ricordarmi che non mi ricordavo sta cosa, ma se non sbaglio è così. Sì, infatti, perfetto. Prendiamo anche queste, ci manca l'ultima gemma, la prenderemo più in là, penso, non mi ricordo neanche quando, ma la prenderemo. E con questo abbiamo concluso, ragazzi, abbiamo preso un po' tutto, almeno non dobbiamo fare cose di fretta. Il problema è che adesso non possiamo più trovare alcuna risorsa in giro, quindi quello che abbiamo dobbiamo finire tutta questa parte. Che in teoria dovrebbe facilitarci un pochino il gioco. Combiniamoci, fucile a pompa. Perfetto, ragazzi. Munizioni mag, via. Io salvo perché chissà mai che sia mai che spunta qualcosa in più di nuovo adesso, magari che ho fatto tutti questi loot in giro. Mai non fa. E ritorniamo dai ragnetti. Andiamo, andiamo. Dovrebbe essere tutto pulito, tutto blu, vediamo. Blu, tutto blu e tutto blu. Solo qua. Ah sì, solo l'orologio, ragazzi. Ufficiale, abbiamo preso tutti gli oggetti finora, tranne la gemma, quella finale, che non so bene dove prendiamo, non mi ricordo. Mi sembra che poi si trova in automatico. Però quantomeno sappiamo che non stiamo facendo niente indietro. Sicuramente invece qualcosa nella zona dei ragnetti la lasceremo adesso, perché lì è complicato starci dietro in quella zona. La ti inseguono come i pazzi ed è complicato. Ora, tutti pronti ragazzi? Vediamo questa zona difficile come sarà, perché sarà davvero complicata da fare. Io già lo immagino. Io mi ricordo che già di incubo era un incubo veramente. Allora. Ora qua, vedete ragazzi, aver fatto i cani e aver ucciso questi qua. Uno passa e ritorna senza alcun problema. È servito. Ecco qua. Mamma mia ragazzi, io ho paura a fare questa parte. Quante volte morirà il nostro Levian per uccidere questi ragnetti? Per uccidere i ragnetti, per attivare l'energia. Ne sono 4 adesso. Allora, io se avessi la mappa chiara, tante, sì. Perché io devo impararmi queste zone. Ce n'è praticamente uno. Io entro da qua. No. Ma dove entro? Da qua, forse? Sì. Io non so dove entro, ragazzi. Io forse entro da qua sopra. E quindi ce n'è una dritta, proprio. Una dall'altro lato del mondo. Che devo fare il giro enorme. Vado qua. Un'altra a sinistra subito. E me la ricordo quella, in effetti. Ah no, allora non entro da qua. Se ce n'è una qua, non entro da qua io. Ragazzi, io non mi ricordo da dove entro. Sono problemi, ragazzi. Allora, portiamoci le piante verdi, perché se ci servono per vomitare. Quante piante verdi abbiamo? Dai, ci bastano. Usiamo le piante verdi piccole in caso per ora e poi vediamo come va. Salviamo. Ragazzi, buona fortuna a noi intanto. Sta parte me la ricordo da panico.
Allora, io ce l'ho la mappa, però non ce l'ho la mappa di sta zona io, quindi è un problema questo. Ora ce l'ho. Allora, calma. Io entro da... Ah, forse ce n'era uno qua, penso. Poi, forse ce n'era uno qua. Penso uno qua, che dopo il giro incredibile. Poi ragazzi, poi si va a naso. Si va a naso. Aiuto! E come si schivano? No, non mi ricordo nulla! Non mi ricordo più nulla, aspetta! Via, 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 inseguimi, fermati, fermati là tu. Ok, abbiamo sbucato tutta la mappa intanto. Allora, oh no. Allora, uno sicuro. Ma io qua non l'ho visto però, ragazzi. Io non l'ho visto qua. Se non sbaglio ce n'è uno qua, allora, salendo la scala poi sulla destra e poi si torna magari. O forse uno qua, però qua c'è un muro che poi si rompe, mi pare. Vado un po' con sensazioni per adesso. Ah, qua c'è l'altra gemma. Perfetto. Ecco dov'era. Ragazzi, io non me ne ricordo tutte le posizioni, ma bisogna andarci con ragionamento pure. Due sono opposti. Vediamo, io ho visto che ci sono anche le cose elettriche, ragazzi, bisogna usarle secondo me. Stavolta. Bisogna essere bravi a usarle. Allora, io dico che ce n'è una qua di fronte, quindi si gira, si schiva, si mette col pompa? Sì, col pompa. Chi c'è? Tu via. È uno. Miles. Ok. Aiuto! Dai! Vabbè, vabbè. Là ce n'è uno in fondo, ragazzi. Ce n'è uno in fondo. E perché non posso usarla? Ah, perché non mi aveva ancora fatto danni. Che bel bacio! Ma che bel bacio! Appassionato. Smettila! Smettiamola! Allora, chi c'è qua? Chi c'è qua? Smettila pure tu, basta. E sono due. Ah, fermati, 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 non so come, aspetta, calma, calma, calma. Allora, mappa. Ne ho fatto uno qua e uno qua. E fin qua ci siamo. Secondo me c'era qualcuno all'inizio che non ho fatto. Io potrei anche uscire. E salvare, se riesco a uscirmene da qua. E aver fatto già almeno due. Sai, c'è la perché l'uscita è qua. Potrei uscirmene intanto, salvare. E non dovrei fare tutti insieme ogni volta. Vediamo. Non ce la faccio! Fermati! Ma dai! Salvare con una curosata. Straduzza in mezzo a quelli opposti. Allora, ragazzi, io salvo. Intanto. Prendo uno spray medico e vado a salvare. E salvo. Lo spray, perché le piante ci possono servire eventualmente anche per il vomito, mentre lo spray non serve per il vomito. Quindi usiamo lo spray, che non ci toglierebbe il parassita, e lo usiamo subito. Salviamo. E due le abbiamo fatte. Ora ci guardiamo un attimo la mappa e cerchiamo di capire dove ci mancano, allora, precisamente. Secondo me è la migliore cosa fare in questo modo. Non l'ho mai fatta così. Eccoli qua, la vedi? Due verdi. Io facevo tutto di fila ogni volta. Allora, io sono entrato quindi. Se erano qua sotto, questo e quello, io entro da qua praticamente. Sì. No. Io entro da qua. E qui ce n'è uno. Devo andare in fondo. Poi giro a sinistra. Da qua c'era l'ingresso con la scala, se non sbaglio. Qui ce n'è uno qua. E uno là. Ma non ho capito bene come arrivarci. C'era. Ah, ok, perfetto. Allora. Allora, uno è qua. Perfetto. Ok, chiaro. E l'altro è. L'altro è qua. Allora, uno qua e uno qua. Perfetto, chiari. Sono vicinissimi, però lati opposti. Almeno sappiamo come arrivarci adesso. Che dobbiamo girare. Sì. Vabbè, però una cosa è.
Dirlo una cosa poi è raccapezzarsi mentre hai quelli che ti seguono. Quindi io devo uscire per fare sia questo che questo. Qua è la strada migliore. Conviene andare prima da questo, fare il giro di qua e fare questo. Poi da qua si torna, si va di qua. No, ma siamo pazzi. Non conviene. Ah no, conviene fare così, ragazzi. Vado qua, dove c'è la porta. Di nuovo. E qua c'era subito uno accanto e non l'ho visto accanto alla porta, in effetti. Facciamo sta, poi saliamo la scala, usciamo di qua e poi ce lo troviamo qua. E poi si esce. Sì, va bene. Tanto gioco io, vero Renak? Tanto gioco io. No! Uno. No, no, non mi attacchi tu. Bravo che sei. Ma l'elettricità non ce l'hai in giro. Allora aspetta, piano, ora a sinistra. E in fondo ci dovrebbe essere. Eccolo qua, infatti. Allora, ho sbagliato bottoni, tasti, scusate. Chi c'è? Fatto. Ah no! Non me ero accorto che c'era lui ancora. Mannaggia. Ok. In qualche modo, ragazzi, dobbiamo uscirne vivi intanto. Poi si vede come. Con le cure che ci restano. Intanto dobbiamo uscirne vivi. Tanto le cure le abbiamo anche di lato. Purtroppo a inferno è così. Terzo, ora il quarto è qua. Quindi usciamo, sinistra all'incrocio, poi di nuovo sinistra. Perfetto. Carichiamo sto fucile a pompa. Vorrei non usare più cure adesso. Possibilmente. Quindi incrocio sinistra e poi di nuovo sinistra. Incrocio sinistra e di nuovo sinistra. E qua c'è. No. Dove sei? Ok. Ho visto una piantina verde là. Mamma mia! Allora, c'è qua una piantina verde. Che mi piacerebbe tanto prendere, onestamente. Tanto. Ma come faccio? Dovrei fare cose incredibili. Io, se posso, salvo intanto. E ci togliamo il problema di sta zona che è fatta almeno intanto. Bah, ragazzi, meglio di così. Non so come potevamo farla con due cure usate. Ok, Ma tutto rimani in sul punto, ordine. torre principale. La mia paura è quella. Prendi questo. La mia paura è quella. Sì, meglio della scorsa sicuramente. Siamo molto più attenti. Conosciamo anche un po' tutto. Adesso, ragazzi, qua l'abbiamo fatto. Io un tentativo. Per prendere quella piantina, sicuro? Sì, tantissimo. Guardare già la mappa prima. Io non avevo neanche capito che qua c'erano queste cose qua. Non l'avevo capito. Allora, io ci provo. Se mi toccano anche una sola volta, carico e lascio là. Ma almeno questa la voglio prendere. E tutte queste cose rosse, vuol dire che ci sono altre piante in giro. E le piante, ragazzi, a inferno servono. Ho la God Mode. Kid. Diciamo che fare a incubo comunque mi ha rodato, eh. Mi ha rodato parecchio. Ah, che figo. Non mi ha fatto danni. Sì, mi ha fatto danno? Dov'è sta piantina? Ah, no, ma non ho la piantina. Dov'era? Era qua. Sì, ora carichiamo. C'è la piantina. Voglio vedere a sto punto, visto che stiamo caricando, di farmi un giro per cercare altri oggetti. Ce ne sono. Tanto ora carichiamo e vediamo un po'. Cura, cura, cura. Qui non mi pare ci fosse altro. No. E vai, come non detto. E lo so, Kid. Dammi un po' di. Fammi sentire un pochino meno in colpa. Dai, capita. Ah, solo questa c'è, ragazzi. Solo questa piantina. Perfetto, va bene. Carichiamo. Carichiamola. La God Mode. Tu mi incoraggi troppo con questa God Mode e poi sbaglio, lo vedi? Dai, ragazzi, dobbiamo prendere questa piantina senza farci toccare. Dai, che ci vuole? Sono importanti le piante. Vi ricordo come ero combinato col Nemesis alla fine, a Incubo, ragazzi, non avevo più cure. Quindi, ragazzi, anche una piantina in più. Tanta roba. Tanta roba. Allora, è qua subito, no?
Non è subito. È nel secondo, dove c'è questa cosa che esplode qua. Bravi. Bravo Kid. Grande Kid. Oh, intanto la piantina l'abbiamo presa. Ah, non mi prendere, non mi prendere. A posto. Ragazzi, piantina presa, ma è ancora rosso tutto, ragazzi. Grande Kid. Beh, ragazzi, sarà un'altra piantina, dai. Dico, non ci sarà chissà che cosa, penso, giusto? Siete d'accordo con me, eh? Non ci facciamo un altro giro lì dentro, dico, no. C'è bastato. C'è bastato. Sì, vero, Fabri, certo che c'è bastato, certo. Basta così. Lo so, ragazzi. Sarà difficile dormire, hai ragione. Guarda che io queste cose ci penso assai ogni volta. Ok, io temo, e lo so già, che quando morirò ora, nelle mille volte che morirò col Nemesis adesso, dovrò sempre ripartire da questo punto. Perché non c'ho più l'autosave. Io mi auguro non ci siano altri nemici qua dentro Carlos, adesso. qui Jill. Ho ripristinato la potente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Vabbè, ho capito, ragazzi. Ultimo sforzo. È fatto, zucchero. Piantala. Allora, visto che io non voglio risentirmi il suo discorso ogni volta morendo col Nemesis, perché morirò, ragazzi, ve lo dico prima, morirò ora tante volte, risalvo perché sennò ogni volta c'è questo discorso da fare e non abbiamo l'autosave. Quindi, noi siamo previdenti, sappiamo già il nostro futuro e ci salviamo per skippare quel discorso fatto. E andiamo verso la morte. Ma perché? Io non lo voglio fare il Nemesis ora. Il 2 non è il Nemesis, è un'altra roba in teoria. In teoria è uno di quei cosi che si vedevano, ti ricordi nel laboratorio, quella specie di uomini enormi che si vedevano nei tubi blu? Quello di, nel 2 era uno di quelli, che però aveva il cappellino. Eccolo qua. Io ho messo una cura, però io scemo. Ah, non ti elettrifica. Dai, lasciami! Lasciami! Non ti elettrifichi là? Bravo che sei! Mamma mia ragazzi, primo colpo! Primo colpo! Mamma mia, primo colpo! No, primo colpo! La God Mode di cui mi parlava Kid! È arrivata l'energia! GG! Thank you! Le cure l'abbiamo usata di nuovo, una, però dico ragazzi, abbiamo fatto due parti veramente bastarde. E abbiamo ancora, che abbiamo? Uno spray che dobbiamo tenerci carissimo e due piante verdi. Non siamo messi benissimo a cure, ma ce lo facciamo bastare. Grazie Kid, ce lo facciamo bastare per ora. Grazie ragazzi. Grazie mille per la fiducia e per le belle parole. Ma vi ricordo che l'altra volta qui ci abbiamo perso una infinita di tempo. Però, già conoscendolo, sono vedetta, io non mi davo mai le spalle. Sapevo già che era meglio tornare indietro, schivarlo, per fare in modo che prendevo quel tempo in più. Diciamo che quell'esperienza ci è servita, di Incubo. Ci ha rodati, Incubo. E mo, vediamo. Ora, qua spuntava di nuovo. E conviene, in qualche modo. Salire nelle scale? Sì, in qualche modo. Saliamo nelle scale. No! E vabbè, e allora? E alla piano! E che? Piano, ho capito, va bene, va bene. Dico, ragazzi,
abbiamo salvato noi tanto, quindi non è un problema. La parte dura è passata, diciamo. Spero di non pentirmi di aver detto questa cosa. Perché poi in questi casi uno dice così, ma poi invece lo continuerò a morire come uno stupido, sempre negli stessi punti. Senza avvisare, non si fa così. Ah, ma là c'è uno, guarda là. Diciamo che lo togliamo di mezzo lui intanto, perché sennò mi dà solo fastidio, messo lì. Ah, ma dai, ma dove spunti pure tu? Vabbè, mangiami. Dai, mangiala! È come se la pensa per mangiarsi. Ma dove spuntava quest'altra tizia? Allora, vabbè, ho capito, tutti sono ripoppati, tutti i nemici praticamente. Io mi ricordo che a Incubo ho preso subito la scaletta senza farmi toccare. E io non voglio sprecare. Non voglio sprecare le colpi. Dove sei tu? Dov'è la tizia pure ora? Dove sta? Ah, là, guardala dov'è. Ma almeno cadere a terra, non dico eliminare, almeno cadere a terra. Ragazzi, il pompa mette sempre tutti d'accordo. Tutti d'accordo sono col pompa. Nessuno ha mai dubbi quando c'è un pompa di mezzo. Ah, quindi... Ecco, perfetto. Quindi la cosa migliore è questa, andare a sinistra. Così lui arriva da sinistra e non dalle scale. E può salire. Perfetto. La migliore cosa. Aiuto, ora lui arriva. Ora lui fa le corse e arriva. Aiuto, lo sento. No, l'ho davanti. Ah! Lasciami in pace! No! Aiuto! Mettila! Dai, lo spray medico! No, ragazzi, no. No, no. Carico. Ma ciao, Nico! Ciao, Nico! Come va? Bentornato, benvenuto in questo... Non più incubo, come dicevamo noi prima, ma in questo inferno. Abbiamo fatto tante belle cose, in realtà. Siamo andati avanti abbastanza bene finora. Abbiamo superato due parti complicate senza subire troppo, anche se qualche cura un po' in più l'abbiamo usata e non era il caso farlo. Qua sto missando in maniera pazzesca, vabbè. E tu che devi fare? Tu vieni pure, signorina. E allora, assolutamente sì, Renak, assolutamente sì. Ormai non si sta più senza. Ecco, c'è una signorina che vuole un bel colpo di pompa in faccia. Headshot! Allora, dobbiamo cercare di arrivare... vabbè, ragazzi, però vedete, è un problema. Io potrei non fare la scala. Sì, bellissima, Nico! Bellissima, grazie! Allora, io posso... Io devo andare là. Devo andare là sotto, o dalla scala, o dalle scale queste qua. Da dove andiamo? Andiamo da qua, andiamo un po'. Stores. Upla! E uno, e due, dai! Allora, qua forse è più complicata, ma è più corta. Lì c'è che deve fare col giro lui, e quindi magari ci mette un po' di tempo in più. E quindi però è stretta là, e ho poco spazio per muovermi. Che poi è forse l'ultima parte veramente complicata per non farsi ammazzare dal Nemesis qua. Perché poi le altre sono molto corte, se mi ricordo bene. No, no, ce ne sono anche una poi. Alla fine. Ma non dovrebbe essere così complesso il tutto. E allora, oh, non hai mai giocato Resident Evil 3 addirittura, quindi si è perso tutta la mia run incubo.
Ma che Nico, ma neanche Resident Evil 2 o altre cose di questo tipo? Cioè, tu non conosci la saga? Potresti farlo, perché comunque sarà divertente, però se vuoi puoi vederti questa qui insieme a noi. Però sappi che è una giocata un poco diversa perché... Che stai facendo? Ma non mi puoi fare che ti carichi il pugno! E mi fai perdere il timing! È diversa perché noi già conosciamo il gioco, l'abbiamo fatto a Incubo e stiamo facendo la modalità Inferno. Che è? Io non sapevo neanche esistesse, ma è una cosa incredibile, una cosa impossibile. E abbiamo fatto due parti veramente complicate adesso. E stiamo perdendo tempo adesso in questa qui che invece doveva essere più semplice. Allora, Resident Evil tu non hai giocato mai neanche tipo Resident Evil 2, quelli vecchi, oppure... Cioè, conosci la saga però, di nome, o comunque conosci più o meno di che si tratta, no? Neanche uno. Wow. Tu sei uno che ha paura degli horror? E si fa le corse lui, e come si fa le corse? E se io scendo adesso? Come si fa le corse? Lo trovo qua. Vediamo, giochiamo a acchiapparello. E ora dove stai? Ah, è qua ora, è qua, no! Ma smettetela! No, 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 no! Scappa, scappa, scappaci, scappa, scappa che ce l'ho fatta! Scappaci che ce l'ho fatta! No! Che ci fai qui dentro? Ma pure qui dentro arrivi? Ma che ci fai qui dentro pure tu? Pensavo non entrasse lì dentro. E invece entra. Problema. Problema in più. Allora, Nico. Nico, come spiegarti Resident Evil in due parole? È un gioco... Ragazzi, è un gioco di zombie in cui la città, mannaggia Peppetta, la città, in questo caso Raccoon City, è invasa dagli zombie perché un virus è stato rilasciato per sbaglio, e neanche troppo per sbaglio, dalla Umbrella Corporation, che è una multinazionale cattivona. Per esperimenti legati alla volontà di creare armi biologiche e quindi rivendere e fare soldi, hanno creato questo virus che ha questi effetti terribili di far morire le persone e farle rinascere sotto forma di zombie. Oh, appunto! No, 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 no! Oh, appunto! Armi biologiche. Come lui. Lui è un'arma biologica. Creata apposta. E niente, praticamente in 2 giorni la città viene completamente devastata. E in tutto questo, in questi giorni in cui la città viene devastata, si trovano Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Resident Evil 3 che è ambientato prima di Resident Evil 2 in questa fase, Resident Evil 2 che si trova nel mezzo di Resident Evil 3. Poi a un certo punto Resident Evil 3 si ferma per 2 giorni, lei dorme perché ha problemi, non ti dico neanche perché. E c'è Resident Evil 2 nel mezzo. Il Nemesis è un'arma biologica creata dall'Umbrella con la volontà appunto di poterla poi vendere ed essere utilizzata in campo militare anche probabilmente. Insomma, è pieno zeppo di virus T. T se non sbaglio, G. E in questo momento è programmato per uccidere gli Stars. Gli Stars che sono il corpo speciale di Raccoon City, di cui Jill Valentine è l'ultimo rimasto. E quindi lui è impazzito che deve uccidere a lei. Dov'è il Nemesis? Si è perso? Non spunta? Ma cosa è successo?
si fanno queste cose così? Vabbè però. Fammi passare. Basta così. No. Oh. Basta, tu qua non entri, vero? Madonna mia, ragazzi. Sono nella sala. No, cure, ho solo due piantine verdi. Ok, dammi un minuto. Ciao Nico, buona partita a calcio, calcetto. Divertiti, ci vediamo stasera per il cooking on air. Cuciniamo insieme a... Qual è la destinazione? La nostra Renna e la nostra Silvia. Ma Renak, ma l'hai visto come è uscito? Non c'era. Era in ritardo, non lo so, Ha preso un colpo, ti giuro. Mi ha preso un colpo. È giusto così? Sì, ok. Sì, sì, chiaro. Prega di riprovare. Sì. Incredibile. Dimmi che anche tu non ti sei spaventato a vederla sta cosa. Dimmi che anche tu hai avuto paura a vedere sta roba. Io sì. Che è così forse, no? Sa. C'è un sa? Sì, 4 magari. E poi fo. 1, no. Non c'entra niente forse. No. L'hai visto? Vabbè. È stata una cosa spaventosissima per me. Ciao Puppet! Come va? Come stai? Da quanto tempo che non ti vedo? Da quanto tempo che non ti vedo? Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Sì, sei fantastico. E tu a morire. Bentornata, stiamo facendo Resident Evil 3 a Inferno, ragazzi. Anzi, no, ragazzi, solo Puppet, te lo dico perché voi siete già con me. Vai via, e dove vai di bello? Dove ti rechi di bello? Ragazzi, sapete che se io muoio ora, non c'è l'autosave. Questo qua si alza, ce lo ricordavamo tutti che lui si alzava ora. E muori! E dai, bello, Trapani è un bel posto, divertiti, vai a mare. E certo, i compiti si fanno sempre prima. I compiti vengono sempre prima. Che compiti hai di bello da fare? No, io se muoio è un problema enorme, ragazzi. Non c'è safe qua, non ci sono safe, devo rifare tutto. Compreso l'inseguimento di prima. E non ho cura con me. E ora ci vediamo il Nemesis tra poco. Allora, invece è quello. Che non c'era prima. Poi ho tanta roba c'è da fare, Puppet, Tanta roba. Ragazzi, è tutta una corsa adesso fino alla metropolitana. L'unica è cercare di andare a prendere qualche cura al baule lì dentro, se non muoio prima. Ma io mi ricordo che anche l'altra volta Incubo, a fine di questa parte, avevo 0 cure. Quindi, ragazzi, come va? Mi raccomando, studia! Perché prima lo studio e poi il divertimento. Godi tutto quello che ti verrà dopo. Perché poi sarà ancora più bello godersi il mare. Le vacanze. Se hai tempo ogni tanto vienici a trovare. Ma prima pensa a divertirti. Due unità, brava, bravissima. Bravissima. Bella la storia. Che sessuri hanno di storia per adesso? Dove sei arrivata? A me la storia piaceva sempre tantissimo. Ho sempre amato fare storia.
Allora, io ho paura di uscire di qua. Non c'è altra via, per forza di qua, ragazzi. Ecco qua. Bella la ristorazione. Bella, bella, bella. No, 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 no. Via, 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 giri, via, giri, via, giri. No! Non morire, non morire, non morire, non morire. Non morire, giri. Tutto dall'inizio. Ragazzi, questo è l'inferno. Di nuovo l'inseguimento di prima. Perché inferno, non ci sono autosave. Devo riparare dal caricamento. Di nuovo questo. Non è possibile, ragazzi. Un incubo, veramente un incubo, sta parte. Ora sentiamo per la prima volta veramente la difficoltà inferno. Ora sì che la sento. Perché? Oh no! Oh no! Esatto, quella di TikTok. Perché? Dove mi fai tutta questa parte? Onestamente, mi sta dando un fastidio tremendo. Sono sincero. Tutti a terra, appassionatamente. Allora, ora che dobbiamo fare in questa scala di nuovo? Come prima? Vai Nemesis, scendi, scala. E ora preghiamo. Si torna a pregare come prima. Stavolta non si perde, no, no, lo sento già che è qua. È qua stavolta. Stavolta non si è perso. È qua. No, non c'è. Vabbè, ora arriverà come poco fa, ragazzi. Stavolta non mi freghi, stavolta non mi spavento. Ora, boom, arriva. Eccolo qua. E vabbè, ma vai a... Scusate, però. Ragazzi, come prima, di nuovo. Spray medico usato di nuovo, come prima. Si corre, si corre, si corre. Dai! Niente, ragazzi, non possibile. Non è possibile. Forse è meglio che questi qua li ammazzo pure. Il bello è che poi dopo tutta questa parte, appena scappo, poi c'è un momento di calma. Perché vado nelle fogne, mi rifocillo di oggetti. Insomma, la situazione poi si va riprendendo. Ma adesso è problematica. Piante verdi, allora o mi prendo la magnum e gli sparo dei colpi a lui così cade pure. Secondo me è la cosa da fare a questo punto. Boh. Si lancia razzi infinito, è sempre lì. Per ogni evenienza. Nel momento in cui sarò disperato, avrò il mio lancia razzi lì pronto. Ma sono vicino a pensare di farlo, eh. No, non ancora, ragazzi. Non siamo ancora a quei livelli, dai. 3, 2, 1. No, subito, di piano, calmati, amico. L'ho pure missata malissimo a questa. Stars. Stars. Che dite, ragazzi? Glielo spariamo un colpo di magnum a quest'ora? Che ne dite? Che ne pensate? Vediamo se cade. Non cade. Bene. Eccolo un pompa. Eccolo che è caduto. E secondo me in questa difficoltà è la cosa da fare. Scappare sempre come i pazzi qua non è una cosa fattibile. Mamma mia! Oh, siamo arrivati qui con ancora lo spray medico. Sono nella sala di Ed è controllo. tanta roba. Adesso. Ora bisogna capire come fare. Ok, dammi un minuto.
Allora, o lo faccio ricadere di nuovo dopo. Qual è la destinazione? Fermo adesso, Scream. Andiamo a raggiungere Fox Park Station. Che ne dite, lo facciamo ricadere dopo? Ehi, sono una superstar. Consideralo. Qua c'è sta col 2. Percorso valido. Carlos, sono io. Secondo me è una cosa da fare adesso. Ovvero farlo cadere in questa parte. E cercare di evitare di averlo contro subito. La Magnum ce l'ho. 5 colpi. Li usiamo in qualche modo. Perfetto. Ok. Allora ragazzi, ci mettiamo la Magnum sotto. Scelta rapida. Sì, il coltellino qua non mi serve. Carichiamo il pompa, nel dubbio. Ci teniamo buona buona questa Magnum da 5. Ora qua cade un po' tutto. Oh, aiuto. Qua cadono. Piovono zombie. Non ci pensare nemmeno. Ok, ho 5 colpi di Magnum. Rieccoci qua. Che faccio? Lo faccio cadere? Ci proviamo. Io ho paura. Vediamo. No! Non ci credo! Non ci credo che mi prenda lui! Non ci credo che mi prenda lui! Non ci credo che mi prenda lui! Non ci posso credere. Ma era... è un altro! Ma era a terra! Che ci fai qua? Che ci fai qua? Era a terra, dietro di me! No, ragazzi, un buggone incredibile. Era dietro di me a terra, lui. Com'è che mi spunta da sopra? Sono due? Non ho capito. Sono due. Ma... niente, allora non ci ripompa, magari anche l'altro cade così. Il tizio che mi ha risucchiato l'anima. Cadi tu, pure tu, via, cade, cade, tanto non siete morti, lo so, dai. Non importa, dai. Allora, andiamoci di pompa solamente, vediamo come va. Quanto ci vuole a farlo cadere col pompa? Vediamo quanto ci vuole. Dove sei? Ah, mi arriva di corsa ora, non mi piace. Quando fa questa cosa è più pericoloso. Qua è pericolosissimo. Vabbè dai, è andata. Fin qua. Ora questa parte qua era davvero complessa, ora molto complessa, che c'ho anche questi due stronzi davanti, che in qualche modo devo fermare. Ma che ci fai tu là? Vabbè, però... ragazzi, voi non avete idea di quanto il morso dello zombie sia pericoloso in questo gioco, perché la X devo premerla non so quante volte per farmi staccare. Che ci facevi lì dietro? Tu dovevi essere davanti. Erano due, in effetti. Ah! Dai. Questa parte è davvero complessa, sta diventando ora così. Con questa storia del caricamento ogni volta da dover fare qua. Mi sta mancando tantissimo l'autosave, ragazzi. Mi manca da morire l'autosave. Cadi. Ok. No, no. Che ci fai già qua tu? No, tranquilla, Kid. Tranquillo, Kid. No, ma fa parte del gioco, dai. Andiamo di pompa. Ma sei impazzito!
ci facevi già qua? Ma non sei mai spuntato qua prima? Nemesis, io ti odio. Mamma mia, ragazzi, questa parte. Mamma mia, ragazzi. Sapete perché ancora, perché la quella parte che ho fatto prima mi è uscita benissimo da fare. L'ho fatta perché ho perso un sacco di tempo l'altra volta. Questa parte qua, con l'autosave, non l'ho rifatta tutte queste volte, perché già a quest'ora con l'autosave avrei avuto tutto quanto sistemato. Siccome non è così stavolta, non sono abituato e rodato a farla, e quindi è un po' complicato tutto qua. Ma ce la faremo. E spuntarla là sopra, dai. Ok, andiamo di pompa, dai. Che devi fa? Dove sei? Qua. Ok, due di pompa non bastano. Kid, grazie. Veramente ne ho bisogno. Ne ho davvero bisogno. Allora, due di pompa non bastano. Due di pompa non bastano. Bene. Ragazzi, va usata la Magnum, mi sa, allora pure, in qualche modo. Sei un maledetto tu, allora. Sei un maledetto pure tu. Mannaggia a voi. Ah, ragazzi, mi sto inferno, mi sa che la Magnum... Non l'ho con me, non l'ho presa! Ma come non l'ho presa? La Magnum è un'arma, secondo me, che va usata in maniera diversa. Cioè, non solo per boss e cose del genere, ma anche per andare avanti col gioco. Perché, secondo me, il Nemesis va gestito anche in questo modo! Cioè, tramite l'uso di Magnum e cose così. Quindi fatto cadere in qualche modo. Ora qua sono in due. Dove sono questi due? Uno è là e l'altro dov'è? Qua. Va bene. Cadete? Sì, entrambi giù. Ma ragazzi, non è finita. Allora si rialzano quelli pure, eh? La cosa è che c'è l'elettricità a sinistra. Potrei usarla subito adesso nella parte delle donuts là. Quando apro la porta che c'è di nuovo il Nemesis, potrei fare... Qual è la destinazione? La scossa, l'elettricità. Allora, Ra 3. Ehi, sono una superstar. Sa 2. Percorso valido. Carlos, sono io. Gil, sei fantastico. È dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Dai, dai, dai. Allora. Ma dai, ma dai. Ragazzi, pompa in questo modalità è la vita proprio. Ora qua non ci dovrebbe essere nessuno vicino, ora qua piovono zombie di nuovo, la pioggia di zombie. No, ci prendete nemmeno, quando non so sono... Non è che mi stanno attaccando. Allora, noi siamo qua, che siamo qua, ci portiamo una pianta verde, un'altra pianta verde, ci prendiamo pure... Dov'è la Magnum? Noi ce la portiamo, ragazzi, poi... Ah, qua. Io vorrei vedere questa parte. Vedete, ragazzi, qua il safe che manca, quanto sta pesando il safe che manca qua. Allora, qua c'è la scossa a sinistra, potrei usarla. Ah.
Eccola qua. È pezzo di... Mamma mia! Lasciami! Ah! Piovono zombie ovunque! Aiuta! Ma è un maledetto incubo! No! Fammi curare! Ero arrivato. Devo sparargli a quello davanti, Ero arrivato, era là a destra, Allora, abbiamo capito che la zona con le donuts là, dove c'è la cutscene, devo prendere, devo sparare alla scossa e già posso andare dritto. E questa parte l'abbiamo fatta. Poi però trovo una marea di zombie anche in mezzo. E quello è un problema. Quello è un problema grosso. Non ci portiamo molti questi oggetti con noi. E salviamo di nuovo, così l'abbiamo già con noi. Va bene. Dura. È dura. Non ce la facciamo a farlo spondere senza sparare a nessuno qua. Oh, bravo, senza sparare a nessuno. Non ci vuole molto. Allora, mettiamoci sta magna prima. Sa mai la vita che spunta qua subito. Mi piacerebbe non spiegare colpi, invece spunterà con la carica ora. Va bene, con la carica. Avanza, io al retro. Ah! Ok, in teoria non mi prende più ora. Forse no. Ok. Ok, e fin qua ci siamo. Ora spariamo a questi due. Sperando che lui non mi stia ancora seguendo. Lasciami stare! Ma non c'eri poco fa! Ah! Ok. Fatto danno? No. Questa roba che mi prende dalla gamba in realtà non mi fa alcun danno. Però se non mi muovo, non mi sposto, mi devasta. Beh, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Qual è Sto la pensando. Ma fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Sapete che sto pensando, ragazzi? Sarà una cretinata. Ma sto pensando di andare a salvare. Quando salgo ora, ditemi che ne pensate. Quando salgo le scale, a destra continuo, ma a sinistra, se non è cambiato nulla, praticamente torno indietro, ovvero da dove partivo in questo salvataggio, che è là, è a sinistra. Devo però andare, devo arrivarci. Io proverei di arrivare là. Che dite? Ci proviamo? Tentiamo questa follia? Ce ne pentiamo, dite? Ragazzi, salvare non dover rifare tutta sta roba ogni volta è tanta roba, eh? Cioè, riuscire a salvare e non dover rifare tutta sta storia. Ma che cosa sarebbe? Intanto arriviamoci e non ci pensiamo. Piovono zombie! Non ci pensare! Vai, ok. Ok. Boh, ragazzi, io ci provo. Andrei a salvare. So che potrei pentirmene, male che vada niente. Ma noi ci proviamo, perché comunque sto gioco va fatto così, mi sa. Cioè andare a sinistra adesso. Di qua. Sì.
Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Abbiamo fatto una roba incredibile adesso. Che ci fai qua dentro tu? Ma questo è una safe room! Ma tu non puoi entrare qua dentro! Non è legale che tu entri qui dentro! Ammazzami! Ma che ci fai qui dentro tu? Ma è incredibile! Ma che ci fai qui? Ma tu non puoi entrare! Questa è una zona franca, tu non devi entrare qui! Sono sconvolto! Vabbè, allora, sappiamo che entra. Lo evitiamo, allora, dai, entra. Potrei anche farlo cadere con... No, dai, evitiamo, dai. Evitiamolo. Tu entri e io esco. Ciao, amico! E ora, almeno, abbiamo solo questa parte da fare. Difficile per quanto potrà essere, quantomeno è solo questa parte. Ce l'ho dietro. No, fammi entrare. Sì. Che c'hai tu? Che hai tu, Stars? Cosa sta? Che siete stressanti, amici. Però, ragazzi, ora che sono qua subito, ragazzi, un'altra cosa. Vento molto meglio adesso, no? Più tranquillo. Ragazzi, è un altro modo di giocare Inferno, quindi bisogna sempre cercare di trovare altre soluzioni alternative. Per... Ora, il nostro amico entra, ci apre la porta gentilmente e noi gentilmente usciamo dietro di lui. Grazie, gentilissimo. Prima le signore, si apre la porta a Jill. Grazie. Ora mi salta avanti. Dove stai? Dietro? Ma che ci fai là? Non dovevi essere avanti? Mi stai dietro? No. Ok. Ok, io qua schiverei se è possibile lo zombie, ma io non sparai a lui, mi sa. Sì. E allora mi hai stancato, eh? No, sono dentro! Ero dentro! Ma mannaggia a te, mannaggia! Devo imparare a schivare questi occhiuti qua, si tizi occhiuti. Che fanno il suono, appena c'è il suono devo schivare. Devo imparare questo. Vabbè, però ragazzi, non dovrei fare tutta la parte là, mamma mia. Mi sento molto più leggero. Anche perché comunque di base non è complicata quest'ultimissima parte. C'è solo da schivare a lui qua. E poi uno zombie. Subito. Mamma mia, quante botte devo darti, Nemesis. Appena ci ribecchiamo nello scontro. Te li schivo. Sì. Di nuovo. Incredibile sei! Fatto tutto senza farmi toccare. Perfetto. Ragazzi, è andata. Ah, fatica. È il motivo per cui ho fatto tutta quella storia dei Grimaldelli prima, perché immaginatevi di farlo adesso, di aprire le varie cose con il Nemesis che mi seguiva. Impossibile. Quindi, meno male che l'ho fatto veramente. Che fatica! È andata. Un altro? Wow. Vabbè, comunque tutto grazie a quella mia genialata, devo dirlo, di salvare a metà. Che se non era troppo complicato rifarmi questa parte ogni volta tutta quanta. Ragazzi, abbiamo ancora il nostro spray medico, quindi. Favoloso! Favolosi! Bravi ragazzi! Bravi tutti! Ma la troncata forse ci serve ancora, io me la lascio, tanto. Lo spazio ce l'abbiamo ormai. Ho salvato. Possiamo andare avanti! Mamma mia, ragazzi, che parte. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nicolai! Nostro amico Nicolai.
Non potremmo farci strada a forza. È un bastardo. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Lui in realtà, secondo me, non vuole che ci sia Jill, anche perché sa che il Nemesis la sta inseguendo. Chi ha fatto con me la moneta incubo sa bene perché. Un po' stressati. Maledizione. Ancora lui. Arrivano, arrivano. Ah, ma c'è ancora quest'altra parte. Non me lo ricordavo. No. Lo porto via da qui. C'era un'altra parte, non me lo ricordavo. Aiuto. Sono stato. Vabbè, ho salvato in effetti, tanto foto qua non è un problema. Basta skippare il video adesso. E non è un problema, giusto? Giusto? Non è un problema, ragazzuoli. Questo l'abbiamo già fatto, sì. Perfetto, possiamo andarcene. E lo rifacciamo, stavolta skippiamo tutto. Se non sbaglio c'è un bel po' di cose da prendere qua dentro. Devo prendere sia uno spray medico, che un oggetto che lui mi rilascia. Ma dai, ma subito, dammi il tempo. Vabbè. Che bella sta lotta con lui, eh. Bella bella proprio, proprio bella. Allora, mi devo schivarlo subito, mi sa, perché mi attacca immediatamente. Più del normale. Se non sbaglio, a incubo attaccava, ma non così velocemente come adesso. Vediamo un poco. Sì, esatto, devo schivare immediatamente. Anche a vuoto, ma devo schivare immediatamente. Dai, carica. Devo schivare anche a vuoto, ma immediatamente subito. Sì, sì. E dopo questa parte andremo nelle fogne. Le finiamo, tanto sono abbastanza corte. E ci salutiamo. Ancora mezz'oretta la facciamo, ragazzi. Allora, io ho la pistola messa perché mi ricordo che per fare questa parte poi devo farlo cadere con l'elettricità. A vuoto ti faccio. A vuoto ti faccio. Grazie, Kid! Allora. No, perché non sei caduto? Vieni? Vieni, amico. Vieni, vieni, vieni. Troppami questa cosa, me lo ricordavo. Cassa di rifornimenti, perfetto. C'è altro? Sì che c'è altro. Qua ci sono le munizioni. Devo farle prima. Devo farle prima. Vai Jill, spiegati! Dai. Grazie Kid, sempre con me tu, grazie Kid, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. La God Mode, l'ultra istinto. E ora, e ora. Ok. Carlos, mi ricevi? Qua c'era un safe, Carlos. Magari no, ora non l'hanno messo, ma qua c'era un safe qua dentro. Speriamo ci sia. C'è, c'è! Ah, avevo paura non ci fosse. Meno male che c'è. Perfetto. E invece c'è.
proiettili vari, va bene così. Abbiamo preso tutto. Allora, pianta rossa, combiniamo con la verde. Questa cassa di rifornimenti? No, se la esamino, che ci trovo dentro? Scarta questo. Esamino. Che c'è dentro? Boh, mi ricordo. Ok. Sempre munizioni di fucile a pompa. Che mai, non fanno mai. Va bene, allora. Pianta verde, lasciamo una qua. Spray medico e pianta... No, una pianta, cioè uno spray medico ce lo portiamo. Già abbiamo questo, va bene così. Questo va bene così, munizioni. Coltellino, potrà servire prima o poi, magari. E dovremmo avere tutto organizzato. Sì, abbastanza bene. Il grimaldo non l'abbiamo con noi, ok. Possiamo salvare e andare un po' avanti nelle fogne. Queste, mi ricordo, sono abbastanza corte. Le facciamo. Eh sì, è vero, Kid, l'ho salutato anche io. Piace molto, ma anche solo per far stortire gli avversari. È una cosa che serve molto. E lì c'è un altro borsello. Cioè, posso avere un borsello ancora più grande di questo? Mamma mia. Pensavo fossero già tutte là come regalo perché è inferno. E invece mi sa che è proprio la normalità avere... Cos'era quel suono? Ah sì, così che aprono la bocca. I tizi che aprono la bocca, i mostri ciattoli. Cosa via la batteria poi? Sì sì, qua il pompa è fondamentale, ragazzi. Oggetti qua? Nessuno? Ok, si scende. Allora, qua c'è un altro safe, tra poco. Ma secondo me qua non ci sarà stavolta. Mi toccherà bruciare questi vestiti. Io non mi ricordo. Ma che ricordarmi, qua secondo me è tutto cambiato. Io sto fucile a pompa, non vorrei sprecarlo così. Allora, di là normalmente c'è un altro safe. Ma ho la quasi certezza che non ci sarà stavolta. Perché poi me lo sento che non ci sarà nessun safe stavolta. Non muori? Una granata e due pompa, perfetto, vabbè, dai. Un compromesso ragionevole. Allora, se è inferno, tolgono i safe. Questo qua è uno di quei safe evitabili, in effetti. E secondo me non c'è. E infatti, non c'è. Era qua. Ah, non era qua, ma c'è il lanciagranate. Non me lo ricordavo che era qua il lanciagranate. E beh, comunque era qua la macchina da scrivere e non c'è più. Ok. Incassiamo pure questa. Ma ora abbiamo con noi un lanciagranate, ragazzi. Mamma mia, che bello il lanciagranate, ragazzi. Troppo bello, troppo, troppo bello. Ok. Baule. Baule. E noi ci portiamo con noi cosa? Tutto quanto, va bene. Granata, pistole, grimaldello, magnum. Magnum, sì dai. Portiamocela dietro per ora. Qui non c'è altro, va bene. Andiamo. Ci mettiamo il lanciagranate, già ce l'abbiamo là, perfetto. La magnum ce la mettiamo giù. Perché non si ha mai la vita. E niente, ragazzi, questi vanno fatti di lanciagranate incendiario. Allora, ora vediamo se cambia qualcosa con incubo. Ora, qua dovrebbe essercene uno. Non qua, ma sulla destra. Dove c'è una cascata? Penso. No. No, mi sa che ce n'è uno qua pure, allora. Sicuro. Ah no, qua poi spunta al ritorno. Ah, non me li ricordavo questi! Giù! Giù! Basta! Morti? Non me li ricordavo completamente. Che colpi buttati. Allora, qua ce n'è uno sulla destra. Non lo ricordo. Sì, che c'è. Che a quanto so, questo qua all'estremo non c'era.
No, mi ha preso, no. Muori? 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 No? Addirittura? Da quando? Da quando in qua tu non muori con un lancia granate incendiarie? No, io non spreco più colpi così con te. Pistola. Via. No, un altro pompa. Già ho sprecato un pompa in più che non dovevo sprecare. O l'ho missato e l'ho preso male. E quindi non è morto. Perché non vedo altra spiegazione per cui non sia morto stavolta. Allora, coltellino. Tu che fai, ti alzi? No. Perfetto. Noto per le fogne. Queste cose le abbiamo già lette. E si prosegue. Che fatica, ragazzi, che fatica. Una fatica incredibile. Ah! Vediamo, ultimo test. Vediamo se non deve morire ancora. Con la granate. Se non muore vuol dire che sono veramente più forti rispetto all'incubo. Ah no, allora poco fa l'ho missato male. Ecco. E allora è questo. È morto con un colpo, come moriva anche all'incubo. Mi sa che poco fa veramente non l'ho preso. Si è incendiato, ma non l'ho preso. Belle. Belle, 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 belle. Non c'è altro, si sale. Vediamo un po' che becchiamo qua. Non mi ricordo che c'è qua dentro. Ah, è una stanza vasta, che dopo puoi tornare. Ah, qua trovo la batteria allora forse. Da qualche parte. Dov'è? Eccola qua. Esatto. Polvere da sparo. Qua c'è un sacco di roba. Allora vediamo se c'è lo spazio per tutto. Allora, ci creiamo i colpi del pompa. Intanto che mai, non fanno mai, mai, mai. Non fanno mai male. Pianta verde? Aspetta, prima di usarla. Se non sbaglio qua c'è anche un esplosivo da qualche parte. Che a sto punto lo combiniamo prima di... Eccolo qua. Lo ricordavo bene. E questo cos'è? Polvere da sparo normale. Ok, quindi questo lo combiniamo. Perfetto. Meglio così. Abbiamo ancora due spazietti. Lettera d'amore, l'abbiamo già letta. Pianta verde e polvere da sparo. C'è tutto? Tutto preso. Che fortuna. In genere mi ricordo che l'altra volta qua non trovavo mai tutto già, i spazi già liberi, quindi dovevo ogni volta fare vai e torna al baule, il che era problematico perché adesso che ho la batteria spuntano nemici in più. Di nuovo. Ok, ora dobbiamo tornare... No. No, di qua no. Dov'è che devo tornare? Da qua io torno, sì. Stiamo attenti, abbiamo 4 colpi di incendiario, che è bene non sprecare, come poco fa. Ora qua sicuro qualcosa ora esce, non lo ricordo. Qua. Vedi, non lo ricordavo. Apri. Ammete. No, vai, non l'ho preso bene. L'ho preso di lato. Ciao Nico! Bentornato! Bentornato, siamo nelle fogne! Siamo riusciti a fare una cosa difficilissima. Allora, vedi ragazzi che non muore. Vedete che non muore? Ma tu mi stai inseguendo senza sosta però, eh! Mamma mia, ok, pericolosi, bisogna centrarli al centro con la granata. Giocata a calcio, com'è andata? Eh sì, Renac, io ho una cosa buona, ho una buona memoria. Proprio nella mia vita l'ho sempre avuta in generale, quindi me ne ricordo queste cose. Allora, qua c'è il baule, non ci interessa, dobbiamo andare qua, ma spunta uno sicuro, me lo ricordo ora, mi salta da sopra ora. Eccolo qua. Allora, cerchiamo di non missare stavolta, vista boccuccia. Forse stavolta l'ho preso bene. Vediamo? Non c'è qualcuno dietro, no? Muori?
Bene, bene, bene. Ma non abbiamo ancora finito, ragazzi. Ste fogne sono... scendi, giri, sali. Allora, ste fogne sono... Ho fatto centro stavolta, sì. Sono abbastanza rognose, però... gestibili per adesso, più del Nemesis, più dei zombie che hanno l'occhietto. Per adesso, sì. Hai perso? Va bene, dai. Non succede niente, si può anche perdere, si può imparare dalle sconfitte. Se avessi visto me contro il Nemesis per 2 ore a perdere qui in live, sapresti cosa significa perdere. Ah, vabbè, ma allora va bene così. L'importante è che sei divertito. Tu sei divertito? Hai segnato? Questo è attaccante, difensore, dimmi un po', raccontaci, raccontami. Tu sei difensore, bravo, anche io gioco in difesa. Bravo, il mio ruolo. Ti capisco, quindi. Capisco. Capisco anche questo. Una volta io, quando ero all'estero, che giocavo a calcetto, ero in Tunisia, avevo lì in quel periodo, lavoravo là, mi davano del Maldini, perché là magari non conoscevano ancora i giocatori quelli, era anche qualche anno fa, mi davano del Maldini. E tu come Maldini? Ok. Va bene, io come Maldini. Oh, che bello sto borsello. Maldini, eh sì. Ti giuro che è andata proprio così. Preso tutto. Quanto mi manca, ragazzi, giocare a calcio? Non avete idea. Ma tanto, tanto. A me lo dici, Renek. A me lo dici. Lo so. Vecchissimo mi sento, vecchissimo. Allora, noi abbiamo un safe qua. Sì, no, ma io considero che giocavo prima a calcetto praticamente ogni settimana. Sempre, proprio sempre. Addirittura, Nico! Bisogna anche saper perdere nella vita, Dico, ok, è brutto quando si perde, però dico, non succede niente. Ti lo potevi dire al tuo amico. Amico, dai, non ci so niente. Perdere spesso è uno dei migliori insegnamenti, ragazzi. Con queste massime che vi do... Spesso perdere aiuta a crescere, quindi ci sta a perdere ogni tanto. Pazienza. Appunto. Addirittura da moda quel paese, che sarà mai? Una sconfitta. Io prima giocavo a calcetto ogni settimana, quando avevo 20 anni, da quando avevo tipo 17 anni, 16 anni, fino a quando ho avuto 30, 31 anni, ho sempre giocato a calcetto insieme ad Akira, che è appena arrivato, benvenuto. Abbiamo fatto una parte bella complicata, la fuga dal Nemesis, davvero faticosa. Sto fatto di non salvare è davvero una fatica e ti obbliga a giocare in modo diverso. Cioè a reinventare il modo di giocare. Quindi anziché andare avanti torni al safe, cerchi di evitare certe cose per evitare di stare troppo lontano dal safe. Insomma è un modo un po' diverso di affrontare la partita. Ciao Nico! Però molto 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 interessante. Grazie Renna. Grazie. Ora però c'è un boss da fare tra poco. Ok, l'ho shoppata, l'hai vista? Che bella skin. Col basco. Carlos, mi senti ora? Che è quella che ha in Resident Evil 1. Stai bene? Sì, sono viva.
ho detto, vabbè, ho fatto incubo in un modo, facciamo inferno con la nuova skin. Giusto? Molto, molto bella. Allora, e oltre a questa, mi hanno regalato un sacco di armi con munizioni infinite. Io non sapevo nemmeno, ma ci sono. Ecco, Nemesis arriva, boom! L'ho scioppata! Sì, si scioppa! Ah, ma qua devo scappare. Non me lo ricordavo. Aiuto. Aiuto. Non me lo ricordavo. Arriva, arriva, arriva. Oppla. E uno. Chiudi qua. Allora. Sa usare le armi. Sa usare anche le armi. Allora, qua c'era un safe, ma proprio non ci sarà mai ora. Stavolta non ci sarà mai. E infatti c'è semplicemente il baule e basta. Grazie, grazie. Questo è solo un bel baule senza la macchina da scrivere. E va bene così, ci siamo già abituati a questo, ragazzi, ormai. È vero? Ormai siamo abituatissimi a non trovare safe, a non trovare macchine da scrivere e a non trovare... e non avere autosave. No, il kid sarei io, perché visto che ho comprato la skin, ho comprato... Ah, guarda qua, visto che non l'hai visto, Akira, oltre alla skin mi hanno regalato un coltello infiammato, lanciarazzi infinito, un'arma energetica infinita, fucile d'assalto e pistole infinite. E varie cose per schivare meglio, per avere più munizioni, per avere più energia, più mia autocura e cose così. Ovviamente non le uso neanche una, perché non si usano queste cose, ragazzi. Non si usano. Ma non per male, perché, ragazzi, non si usa. Devo farla a inferno in maniera onesta. Se poi ci verrà un giorno la voglia di sfogarci e spaccare un poco qualche culo, noi ci mettiamo le armi a usarle e via. Scorch! Dove sei? Scorch! Ah, io ho paura, non so che succede ora a inferno, se cambia qualcosa, se sbaglio strada mi ammazza. Tu non hai idea, Akira, che sei appena entrato, di quanto è stata difficile la fuga finora dal Nemesis. Mamma mia, è una cosa impossibile, veramente impossibile. Allora, aspetta. Anche perché io, se muoio, devo ricaricare tutto. Neanche troppo lontano, però una buona parte, una bella parte. Allora, qua c'è un safe, ragazzi, a metà. Se non mettono il safe a metà, no. Deve esserci per forza. Perché se tolgono anche questo, io non posso dover farmi il boss. E se muoio devo rifarmi tutta questa parte ogni volta, compresa le schivate agli zombie, eh? Non esiste. Dimmi tutto, Akira. 5 euro. 5 euro per la skin e per... C'è. C'è la macchina da scrivere. Per la skin e per tutti gli oggetti vari. Ma l'ho fatto più che altro per la skin, ragazzi, perché comunque mi piaceva l'idea di avere una skin per la live che fosse diversa dalle skin, dalla skin che avevo per quanto riguarda la modalità incubo. In realtà l'obiettivo era solo quello. Allora, noi ci carichiamo di piante, cose, tutto quanto, come si dice, tutto quel che ci può servire, ce lo portiamo dietro. E vediamo un po' come va questo boss da fare ora. Salviamo, no, prima prendiamo questo documento. Generatori, non mi ricordo che si deve fare, e proviamo questo boss. L'altra volta, non so come, grazie, l'abbiamo fatto first shot. Al primo colpo. Ora ho i miei seri dubbi che ciò possa ripetersi. Ma noi ci proviamo ugualmente. Ho i miei seri dubbi che ciò possa ripetersi. Anche perché la granata potrei anche usarla, in effetti. Vabbè, vediamo. Io non vorrei usare la magnum, però.
Grazie, Kid, che sei figo di me. Grazie. Allora, la prima parte, se non sbaglio, la cosa migliore è andare di pistola. Schivarlo. Forse colpendo quella tanica. Sì, sì, la tanica. La tanica. Sarei ragazzi, perché ora impazzisci, tranquillo. Anche se io potrei approfittare di questa parte per fare un po' di scorte, anziché girare così e poi cercarle quando mi insegue come un pazzo, giusto? È meglio farle ora queste cose. Che mi ha lanciato? Ma è impazzito? Ma lei è un pazzo. Allora, combina. Ok, perfetto. No, 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 no. Resta là, resta là, resta là. Allora, sono abbastanza full, ragazzi. Sono abbastanza full. Io queste esplosive me le devo tenere per dopo. Per quando impazzisce. Mannaggia, come fai a prendermi da là? Nulla, vai più. Ma le mannaggia a te, allora. Ma ti mando le mannaggie più totali. Dove sei? Sei là? E quando esplode mai? Ragazzi, devo farlo un po' con calma, perché sennò qua non ce ne usciamo. Bene, non usciamo puliti? Come la schivo, come la schivo. Ed esplodi. Mai? Mai? Mai. Ah, c'ho qua delle munizioni, proiettili, non mi interessano. Scusate ragazzi, sono un attimo focus, perché vorrei farlo bene, che ora io so quello che accade tra poco. E vorrei evitare di sprecare colpi, che poi mi serviranno più in là. E smettila di sparare, basta! Allora, qua ci sono dei colpi, dove qua? Ok, no, non li posso prendere per ora. Facciamo che prendiamo un colpo di pompa, vediamo che vediamo di sbrigarci un pochino con un po' di pompa. Vieni qua, vieni qua. Olè. Iniziamo. Oh. 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 Stai fermo. Mamma mia. Non muori mai? Ti sta incazzando? Sì che si sta incazzando. A voi che si sta incazzando. Chiedo scusa, chiedo scusa che... Eccolo! Esplosive! Sono pronto, ti guardo, amico! Che succede, amico? Vieni, vieni, vieni. Tanto lo schivi ora il primo. Adesso è vicino o no? Sono morto! Mi ha shottato! Ma dai! Ma mi ha shottato! Mezz'ora di combattimento! Per poi shottarmi così! Con un colpo! Ma vaffanculo! Scusatevi, ragazzi. Mi ha shottato. Ma è normale, ragazzi. Io ci rido solo perché a me queste cose mettono esatto. Un po' di Bugs Bunny. Bro, che devo fare? So a cosa sto andando incontro, quindi. Brava Renak, mi sa che oggi allora resti sporca se aspetti me che vinco, eh.
Però io quantomeno vorrei... Non dico... che bella. Questa cosa l'abbiamo imparata grazie al boss finale. Ve lo ricordate il boss finale in cui si schivava e si colpiva diretto? Con l'effetto slow motion. Eccolo. No, 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 questa mi spara ancora però. No, no, no. No, no. Niente effetto slow motion. Dai, pompa, via. Già siamo là, alla zona che mi insegui. Siamo arrivati già a questo, noi due. Ma che problemi abbiamo io e te? Perché mi tratti così? Che ti ho fatto di così male? Per volermi così male? Che ho fatto? Dimmi, raccontami. Perché arriviamo a questo, noi due? Perché arriviamo a questo? Perché mi vuoi così male? Che ti ho fatto? No, giallo no. Giallo no, ragazzi. Il giallo no. Ma nemmeno la cura verde. Singola, via. No! Io che non dovevo caricare, perché... Sì, però mi sciotte, ragazzi. Che è? Dico, mi sciotte, ma mi dà neanche... Eh sì, praticamente ormai tra me e Leon si è creata questa reazione un po' confusa, cioè... A volte ci amiamo, a volte ci odiamo, un po'... Bisogna capirsi. Però il fatto che mi sciotta, non mi dà neanche la chance di rialzarmi, mi sta facendo un po' infastidire. Che capisco tutto, ma... Un altro round, esatto, ormai siamo tipo due vecchi amici... Che si sfidavano sempre e ora si rispettano, ma c'è sempre sfida tra loro. Tu ora mi prendi da qua. Che devi fa? Ma come fai a sapere che giro di qua? Non mi vedi? Non mi vedi? Come fai a sapere che sono qua? Mi percepisci? Ragazzi, siamo ancora neanche all'ultima fase ancora. Però poco fa, ragazzi, siamo andati vicini a farlo subito. Però dico, alla fine, se qua mi shotta, uno può fare bene tutto quanto, però poi questo arriva, mi shotta e abbiamo concluso. Ma ragazzi, va così però, giusto? Cioè, io ti rispetto e tu mi fai... Questo che mi shotti in questo arrivo le granate! E piovono granate! Che bello però ragazzi! Mo? E qua passo? Ma allora lei è un bastardo che mi crea queste fiamme in giro! E quando si spengono mai? Ah, si spengono. E sto passo lungo che hai però tu, eh! E quando la smetti mai? Allora, qua ci sono... No. No, non so. Tanto. Mi sciotta, che mi cambia. Mamma mia! Oh là là! E finalmente direi! Ora, che dobbiamo fare? Mamma mia! Io non vedo! Mamma mia! Non morire! Curati! Magnum! Magnum! Sì? Magnum sì? Magnum sì? Sei morto? Definitivo? E andiamo! E andiamo! E andiamo! E andiamo! E andiamo avanti! Bene così, bene così! Ma devo ricordarmi... Che devo crearmi un po' di munizioni Magnum, altrimenti non ne abbiamo più per il dopo. Grazie ragazzi.
Grazie ragazzi, grazie ragazzi. È andata, è andata. Mi sento un po' triste per i colpi di Magnum sprecati. Ne ho usati qualche 3 o 4. È sempre meglio non usarli, però dopo devo rifare tutto quanto ancora. E per vincere bisogna fare Flawless Victory, ragazzi. Qua bisogna... Grazie, Kid! Woohoo! è arrivata l'energia. È arrivata. Io non mi ricordo ora se è spunta ancora. Ragazzi, non mi ricordo qui che c'era. C'ho nemici? Un safe? C'è? No? Carlos, sono Jill. Mi ricevi? Ok. Okay, chiaro. Ok. Sì, quel bastardo è morto. Bene, qui non c'è niente? No, ma che è morto. Ma che è morto. Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. Grazie. Grazie, prego. A presto. Mi ricordo qua. La cosa bella. Molto bella per ora. È che, essendo questa la partita a difficoltà inferno, se io dovessi, per puro caso, morire adesso da questi stronzi che ci sono qua, che ci sono, me lo ricordo, devo rifare il boss. Con quale coraggio io posso andare a affrontare questa storia ora? Con quale coraggio? Ragazzi, qua c'è qualche oggetto. Sto cercando un oggetto che... Qua è rosso. Devo capire dove. Dove sta? No, sta qua allora. In questa zona. Può essere che è oltre. Ma non penso che sia oltre. Ci sono dei zombie qua, ragazzi. Io non ricordo. Ecco qua. Ok. E la macchina da scrivere è nel negozio di armi. L'altra volta ero tranquillo che comunque c'era l'autosave. Pure che morivo. E qual è il problema? Ora non è più così. Devo arrivare là. O devo rifare il boss. Qua c'è lui che vuole andare al ristorante. E si vede. Qui c'è un po' di gente. Allora, signorina, come l'altra volta, me lo ricordo. Se vi avvicinate un po' tutti qua, in qualche modo, tu che fai qua che strisci? Ma ti ammazzo da qua allora. Muori, muori. E muori. E quando? Ancora? Sì, vabbè, pure io che miro così però. Beh, allora, signorina, lei è lì e tu non vieni? Non ti unisci al party? Al barbecue? Vieni qua. Si unisca al barbecue, amico mio. Si unisca anche lei, amica mia. Venga, venga, venga. Tutti qui, anche lei se vuole. Tutti qui, pronti al barbecue. Accendiamolo. Lo accendiamo? Il party inizia tra 3, 2, 1, bam! Ah, le belle cose. Le belle cose da fare con i zombie. E tu che vorresti fare qua? Tu mi attacchi da là? Stai scherzando? Tu non mi puoi attaccare da là. Eh no. Ragazzi, abbiamo fatto piazza pulita. Non male. Ok. Ed ora vi sblocco un ricordo. Prima di tu, prima però. Tu che fai? E tu? Ah, là c'è uno. Non l'avevo visto a lui. Centrale, qui è l'unità 153. Un bello arrosto di zombie, esatto. Allora, vi sblocco un ricordo. Per chi lo sa già, so di cosa sto parlando. Qua c'è l'ingresso per la stazione di polizia di Resident Evil 2. Quella, l'uscita, quando vi ricordate quando uscite con Ada, ci sono i cani qua dentro? È esattamente qui. È proprio qui. Eh sì, qua c'è qualcosa, sì, c'è un oggetto. Lo prendiamo, non c'è altro. Perfetto. Eh sì, guarda, te lo faccio rivedere. È proprio qua. Infatti poi quando tu esci qua con Leon e Claire, vai verso
l'armeria, che è qua. Allora, io proprio per evitare, lui sta mangiando, lui ha fame e vuole andare a mangiare pure. Io nel dubbio vi evito a tutti, ragazzi, signori miei. Ma io mi ricordo che qua c'è qualche stronzo. Me lo ricordo qua prima di entrare. Che qualcosa accade, lo vedete? Che qualcosa accadeva? Ma noi ce ne freghiamo ed entriamo. C'è qualcuno? Qualcuno vuole farmi rifare il boss qui? Sì. Non ti occupare, non ce ne andiamo di qua. Allora. Baule. Non muoverti, cazzo! G! Kendo, ma sei vivo? Kendo! Sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Voi ricordate a lui? Quello che aveva la bambina in petto. Stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni. La metro? Beh, sembra un buon piano. Qua ancora non sta malissimo lei come era Resident Evil 2, perché prima? Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare, non preoccuparti per me, ok? Attento, sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Eh già. Io ho bisogno di salvare. Urgentemente. Con urgenza. Dimmi se c'è la macchina da scrivere, ragazzi. Io prima di ogni cosa salvo. Perché abbiamo un boss alle spalle. Che abbiamo fatto. Intanto ce lo siamo tolti. Ok. La chiave è appesa lì, lo sappiamo. Ah, allora possiamo togliere un po' di roba. Adesso le piantine verdi ne abbiamo un sacco. Le teniamo qua. Possiamo crearci delle munizioni per la Magnum. A questo punto, visto che l'abbiamo un po' sprecata. No, sprecata, l'abbiamo usata. Non è sprecata. Noi carichiamo. E via. Abbiamo 6 colpi nella Magnum. Ci creiamo un po' di colpi di pistola pure, che ne abbiamo pure pochini. Ok, e ci siamo. Allora, queste tranchesi le butto, perché tanto non mi servono. Ne ho due perché, ragazzi, vi ricordo che avendo shoppato la skin mi hanno regalato di nuovo un grimaldello e delle tronchesi. Non le avevo chieste, non lo sapevo, le ho e basta. Però non le uso, non le uso se non arrivo nella parte giusta. Quindi tipo avevo un grimaldello e non l'ho usato finché non eravamo già avanzati. Ok, ora abbiamo tutto fatto. Abbiamo lanciagranate con uno e uno, vabbè. La Magnum ce la portiamo noi per ogni evenienza, il pompa, il coltello e granata. Una cura va bene in giro, andare con una cura in giro va bene. Ok, la chiave. Raccogliamo un po' di cose. Ascoltiamo, la bimba è qui dentro. Eh già. Ok, ragazzi, facciamo un loot di quello che c'è qua dentro, ragazzi, e ci salutiamo. E ci vediamo di nuovo la prossima volta. Abbiamo fatto 2 orette e passa. La canna lunga per il fucile. Bella, bella, bella. Ora dobbiamo riuscire a aprire la porta e continuare. Perché tra poco ci aspetta nuovamente il Nemesis, ragazzi. Non so se ve lo ricordate, ma tra un poco avremo... ora occupo 2 slot. Bene. Avremo di nuovo a che fare... con i Nemesis. Quindi, ragazzi, io deposito e deposito e direi che per oggi possiamo anche fermarci qua, ragazzi. Ora facciamo un bel raidino, lo faccio io, voi non me ne andate al solito, cerchiamo un po'. Se avete delle proposte, qualcuno che conoscete, qualcuno che volete fare il raid, qualcuno che vi piace, ditelo, e in caso lo facciamo già adesso, altrimenti guardo io. Ma mi raccomando, non me ne andate, perché in che senso nel treno? Poi spunta nel treno, sì, tra un poco. Sì, sì. Perché, ragazzi, far vedere in raid che siamo tanti, che siamo fighi, andiamo lì, chiacchieriamo, parliamo, è il modo migliore per far capire chi sono i players on air e chi siamo noi come community, ragazzi. Quindi non ve ne andate, restate con noi e facciamo un bel raidino. Se qualcuno ha delle idee, lo fa, lo dica, altrimenti do io un'occhiata e andiamo da qualcuno che conosciamo. Avete delle idee?
Qualcuno che volete che raidiamo? Che mi dite, ragazzi? C'è anche Kelag che sta facendo. Sta cucinando. Però siccome già cuciniamo noi oggi, magari ci poi troppo cibo. Però era simpatica. Oppure, dove volete andare, ragazzi? Vuoi andare ad Okami? Che volete vedere, ragazzi, di bello? Qualcosa. Non conosci. Vabbè, no, visto che abbiamo già la cucina dopo, magari no. Perché sennò poi troppa cucina insieme, ragazzi. Poi troppa roba di cucina. Va bene, andiamo ad Okami, dai, che fare Resident Evil Village, facciamo un giro. Ragazzi, non ve ne andate, andiamo a salutare. Andiamo a salutare Okami, andiamo a lasciare un follow, mi raccomando, e facciamo vedere quanto siamo fighi e quanto Player Sonair è un canale simpaticissimo. Allora, scriviamo Okami. Io intanto avvio. E mentre avvio vi do il mio saluto. Ragazzi, mi raccomando, noi ci vediamo questa sera. Mi raccomando, non mancate perché è un appuntamento fighissimo. Questa sera ci vediamo con le nostre due mitiche Sylvia e Renek. Perché si cucina, ragazzi, si cucina, non vi dico cosa. Ma tante belle cose, tante cose buone. Quindi, ragazzi, mi raccomando, a più tardi, non mancate. Un saluto da parte mia, Levian. E da parte dei Player Sonair. Ci vediamo più tardi. Ciao, ragazzi. Andiamo a fare il raid. Ciao. Qualcos'altro possiamo potenziare? Tipo la pistola. Al massimo. Buonasera, buonasera ai player sonere, grazie per il raid. Come state? Come state? Chi è che streamava oggi? Buono, posso pensare ulteriormente. Resident Evil 3, che bello! Salve, salve Renek, salve Bro93, salve, grazie a Kida per il followino. Benvenuti, benvenuti Riders. Resident Evil 3 lo devo giocare a massima difficoltà, lo dicevamo prima. Grazie, grazie bro. Grazie anche a te per il follow. Ah, la stessa cosa voglio fare io allora. Resident Evil 3 ha difficoltà inferno. Quanto è difficile? Mi dica, signor Levi, che sono curioso. Sapete che arrivo aspetta a combinarlo. Tieni che però finisci i colpi. Ah, la cosa che mi stava dicendo il moderatore. Sì, che se metto il caricatore maggiorato si carica al massimo, giusto? Ok, allora se c'ho di nuovo 100k li compro. Una follia immagino. Io ho fatto Resident Evil 2 a massima difficoltà. Il 3 ancora no, però lo voglio fare. Avevo fatto incubo e fu un vero incubo, quindi è davvero follia. No, io l'ho giocato soltanto a difficoltà normale Resident Evil 3 Remake per adesso. C'ho un po' paura adesso. Però col 2 ce l'ho fatta, col 2 estremo ce l'ho fatta. Sono senza colpi. Sto veramente messo con le pezze al culo. Colpo giusto 2, ma. Ah, il 2 è più difficile. Al cinema. È più difficile al cinema. Se il 2 è più difficile rispetto ad altri, allora ce la posso fare. Ah, Inferno mancano. Non so mai che macchina da scrivere. Oddio no. E tolgo l'autosave. Questa è tremenda l'informazione. Adesso c'ho paura. Bentornato, Zodi! Carissimo, siamo ancora qui. Sono riuscito a fare un po' di progressi, Però mi è costato tipo troppo. Ma salve, esatto. È la mia voce che faccio il cretino. Impressione di Village. Per adesso è il mio secondo Resident Evil preferito di sempre. Mi sta piacendo moltissimo. Mi ricorda tanto Resident Evil 4 in prima persona. Guarda, lo promuovo sotto quasi ogni punto di vista. Bello, bello, bello. Eh sì, un po' di expertise ci vuole, infatti io quando giocherò a Resident Evil 3 a Incubo ci avrò bisogno di un po' di consigli, a Inferno scusate, ci ho bisogno di un po' di consigli e comunque lo finisco una volta sola. E niente Zodi, e niente, scammato tantissimo. Ah guarda, del voto non me ne preoccuperei perché è talmente difficile che io mi accontenterei di finirlo, in quel senso. Ok, dove dobbiamo andare adesso? Anche se in realtà io mi fermerei perché sono le 6 e un quarto. Boh, non lo so. Dai, proviamo almeno a trovare la strada, se non altro. S1 mi dice di andare.